cui io la segnalerei comunque come un primo approccio che va degno, ad essere degno di nota. Ma continuando sulla scia dell'ambiente, non a caso probabilmente, anzi sicuramente non a caso, i primi interventi, le prime progettazioni e i primi finanziamenti hanno riguardato tutte scelte di tipo ambientale, con però ricadute anche di riqualificazione e di rigenerazione urbana, se così la vogliamo chiamare. Il primo finanziamento già maturato già a giugno del 2014, per esempio, ha riguardato l'Ecocentro. A seguire ci sono stati una serie di finanziamenti che hanno invece interessato praticamente nel tempo e completato in questi 5 anni l'efficientamento energetico, il relamping, l'utilizzo delle energie alternative di tutti gli immobili pubblici. Questo non ha comportato soltanto un'emissione, che già sarebbe cosa da non poco conto, emissioni di CO2 in meno, risparmio energetico, una bolletta assottigliata, il ritorno in termini economici anche per contributi di GSE, ma per come sono configurati e per come sono costruiti questi finanziamenti, consentivano anche a mano il recupero dei volumi, la riqualificazione, la rimessa a nuovo, diciamo, dei volumi interessati. Per esempio, giusto per intenderci, questo è un immobile che oggi vive questa situazione di soddisfacente, molto soddisfacente per tutta la cittadinanza, immagino, proprio a seguito di un intervento di efficientamento e riqualificazione, un finanziamento ottenuto dall'amministrazione scorsa, ma in cui i cantieri, i cui lavori si sono registrati, svolti nel periodo 2014 e 2019. Per fare un esempio ulteriore, invece, la palestra, l'ex palestra della scuola elementare è stata oggetto di un finanziamento di efficientamento energetico, realizzando il quale però è stato possibile sopra, lì abbiamo creato una mezzata, sopra allocare il bilancio, l'archivio del nostro comune, e sotto realizzare la cittadella della salute con ricadute in termini di servizi nuovi, aggiuntivi, implementazione dei servizi socio-assistenziali che sono, credo, in progresso rispetto al passato e davanti agli occhi di tutti. Ma nello stesso finanziamento, questo lo dico una volta perché poi si possa intuire, diciamo, nello stesso finanziamento, se torno indietro. Nello stesso finanziamento, con le migliorie nelle gare, eccetera, e si ottiene anche la riqualificazione indicando determinati criteri per creare l'offerta che viene poi selezionata, e si ottiene anche la riqualificazione, per esempio, di Piazza Unicef con la creazione dell'aiuola, con la creazione della fontana, eccetera. Quindi questi interventi, nel mentre aggredivano la tematica efficientamento energetico, comunque consentono di ottenere poi tutta una serie di ritorni molto più ampi e molto più largo raggio. Quindi queste sono state le priorità iniziali, ma mentre si faceva questo c'era bisogno di rigenerare un rapporto anche con la struttura, una struttura che nel tempo, poi vedremo anche altre ricadute, nel tempo è cresciuta come anni, e se questo dà esperienza da un lato, dall'altro porta anche a passare in pensione, a diminuire di numero e quindi ad affrontare carichi di lavoro superiori con una forza lavoro che nel frattempo è diminuita rispetto a quella che si aveva a disposizione 15 piuttosto che 20 anni fa. Ma oltre questo, io una cosa che ho non lamentato, ma sottolineato più volte, noi siamo partiti da zero rispetto a un parco progetti che desse
una definizione di quello che, mettendoli insieme una volta che gli auspicati finanziamenti fossero raggiunti, si voleva ottenere, quindi l'assenza di un parco progetti di questa natura e tanti interventi resisi necessari per rimettere ordine a tante situazioni che o sembravano da correggere, sono sembrate da correggere, oppure che sono venute al pettine per un naturale momento di scadenza o di nuove leggi che ti impongono di affrontare determinate tematiche. E così abbiamo trovato in Marina di Andrano diverse situazioni critiche con dei privati che abbiamo risolto, definito, per poi andare a riaggiudicare e a ottenere nel tempo la riapertura, l'anno scorso piuttosto che 2 anni fa, di determinate attività, oppure la necessità di prendere atto che quelle convenzioni stagionali, in forza di quelle che sono le successive decisioni europee con la Bolkestein, no? Un termine noto a tutti, non potevano più andare avanti così, ma non si poteva poi non tenere conto di quello che era lo stato degli imprenditori che hanno lavorato in Marina di Andrano, e unanimemente in Consiglio Comunale siamo andati a estendere convenzionalmente i rapporti in essere fino al 2020, data scelta con, diciamo, un minimo di logica, perché la scadenza elettorale 2019 per mettere nelle condizioni chi affronterà il nuovo mandato elettorale di scegliere come andare a rimettere sul mercato quelle aree e consentire però a chi fino al 2014 aveva operato con rinnovi stagionali, consentire di avere un respiro di 6 anni per capire anche lui come vorrà programmare e scegliere il proprio futuro e in ogni caso ammortizzare quello che era stato l'intervento in essere. Questo lo abbiamo fatto regolamentando queste convenzioni fino al 2020, introducendo tutto quello che c'era da introdurre a livello innovativo, ma senza incidere sui canoni annuali versati, che quindi sono rimasti quelli che maturavano prima, quindi se vogliamo nessun aumento delle tasse, se lo vogliamo ragionare in questi termini.